Ma nell'arco di 12 mesi c'è un terzo album pronto. Eh sì, perché in quei 12 mesi è successo di tutto. All'inizio del 1987 c'è il Festival di Sanremo. Vado al Festival di Sanremo a cantare Si può dare di più con Morandi e Tozzi, vinciamo e parto immediatamente in tournée. E in quei casi in genere uno monetizza, fa un sacco di concerti per, come dire, recuperare tutti gli investimenti fatti per guadagnare. Io invece vado in tournée con una grande orchestra, con gli Champagne Molotov e una grande orchestra. Un record, è la prima volta che succede in questi termini in Italia. Il risultato è un doppio live, si chiama Vai Rouge, è registrato in giro per l'Italia, un album naturalmente che si apre con un brano di Aznavour che si chiama Mia moglie, ma poi insomma contiene riarrangiati dal maestro Fred Ferrari, grandissimo, contiene insomma tutte le mie canzoni più conosciute e che devo dire prendono vita in maniera particolare dalla versione live con l'orchestra, cioè Si può dare di più. C'è quello che le donne non dicono, perché nell'87 al festival c'era stato anche l'exploit di Fiorella Mannoia con quello che le donne non dicono, scritta da Luigi Schiavone e da me, e Fiorella viene a cantare in questo album. E insomma è un album fondamentale, qua i dischi d'oro cominciano a essere più di uno, l'evento è uno di quelli dei quali insomma si parla a lungo, e il prodotto è questo documento. Io ho fatto pochi album dal vivo, devo dire, ma in questo caso era proprio il momento giusto, insomma, andava fatto. Vai, Rouge.